Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo in diretta dal Liceo Classico Tasso che ci ospita per questa nuova puntata del nostro viaggio nei quartieri. Torniamo in diretta da una delle scuole più prestigiose e antiche della città di Salerno, con la quale affronteremo questa tappa per ascoltare il punto di vista dei ragazzi sulla città, ma soprattutto per descrivere le tante attività di un liceo classico che, pur affondando radici prestigiose nella storia della città, ha saputo in qualche modo cambiare ed innovarsi. Ci aiuteranno a descriverlo gli studenti, la dirigente scolastica della quale siamo in attesa, ma naturalmente, come la formula tradizionale della nostra rubrica dedicata a fare un viaggio attraverso i diversi quartieri della città di Salerno, ripercorreremo quella che è stata una settimana importante per la città di Salerno, perché ci sono state tante inaugurazioni, tanti tagli del nastro ad opere importanti, dalla cittadella giudiziaria alla stazione marittima, per finire a quella proprio di poche ore fa relativa alla nascita della fabbrica, un eco centro commerciale nella zona industriale di Salerno. Parleremo anche delle problematiche sollevate ancora dal Comitato Salute e Vita che riguarda la delocalizzazione delle fonderie Pisano. Insomma, tantissimi argomenti, ma apriamo subito una finestra sulla scuola che ci ospita, che noi abbiamo in qualche modo voluto presentare come una scuola che punta all'eccellenza. Ascoltiamo. Missione eccellenza per il Liceo Classico Tasso. Il liceo, tra le scuole più antiche d'Italia, ha definito ed esplicitato il suo obiettivo, il raggiungimento del successo formativo degli alunni per il perseguimento dell'eccellenza. Così si legge nel piano per l'offerta formativa della scuola, che è stata realizzata tramite il collegamento con il territorio, attraverso numerosi partenariati, reti di scuole e progetti anche europei, in stretto collegamento e coinvolgimento con le famiglie e gli stessi alunni, che non vengono dimenticati neanche quando vanno via ed entrano a far parte del gruppo E. Grazie al supporto di un comitato scientifico, il programma tradizionale del liceo classico oggi viene sostenuto da una forma didattica più moderna che sappa coniugare i valori fondamentali della cultura umanistica con le richieste formative del mercato del lavoro, con i linguaggi anche della società, che richiede per esempio l'acquisizione di nuove competenze in ambito della comunicazione tradizionale piuttosto che in quella economico-giuridica, tecnico-scientifica, medica o archeologico. Insomma, non chiamatelo semplicemente liceo classico. E io mi faccio aiutare dagli studenti, tra i quali quelli che hanno proprio voluto affrontare questo percorso innovativo come quello offerto dall'indirizzo Calliope, per provare a descrivere in particolare di che cosa si tratta. Sì, allora, l'indirizzo Calliope è un indirizzo che è nato 2 anni fa e noi siamo stati appunto i pionieri, quindi i primi che hanno creduto in questo indirizzo, e è un indirizzo che sicuramente dà una possibilità in più a noi giovani, soprattutto per il futuro, quindi soprattutto per il nostro futuro. Infatti ci forma nel campo della comunicazione e andiamo ad approfondire materie come il giornalismo, cinema, teatro, web radio e grafica, materie che poi appunto ci serviranno e in cui noi crediamo molto. Infatti appunto siamo assolutamente contenti di questo indirizzo e lo consigliamo a tutti, perché è un modo, è una, diciamo, un passo avanti per il nostro liceo che si modernizza. Tra l'altro qui c'è un'attivissima redazione del giornale Caos che conosceremo tra pochissimo, ma questa è una scuola che affronta questi percorsi innovativi grazie anche al collegamento con quello che sono alcune realtà locali, è il caso per esempio della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Questo percorso che voi fate in questo indirizzo, che guarda con attenzione al mondo della comunicazione, viene fatto proprio in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno? Sì, sicuramente noi con il professore Lanzetta attua questo corso di comunicazione, che serve proprio anche per lo studio delle nostre lingue, il latino e il greco, attraverso i mezzi di telecomunicazione oggi esistenti come la radio, la televisione, i computer, e appunto proprio gli slogan che servono proprio per far parlare e far comunicare il nostro liceo attraverso questi mezzi, che possono dare un incentivo in più alle persone per lo studio di queste materie che possono risultare a volte un po' complicate nella comprensione. Però grazie a quest'ultime possiamo benissimo renderle abbinte a tutte le nuove generazioni. Valerio, sto mettendo a dura prova le vostre capacità comunicative, però proviamo a dire a chi ci ascolta qual è il fascino di questo percorso, proviamo insomma a spiegare quanto vi abbia colpito. Allora, diciamo che io all'inizio sono stato colpito dal fatto che potevo studiare al liceo classico non solo le, diciamo, materie classiche come greco e latino, anche quelle di comunicazione come il cinema, perché io, essendo molto appassionato di cinema, ero, diciamo, eccitato nel farlo anche con questi corsi che adesso stiamo facendo curriculari.
e vorrei dire che questi corsi di comunicazione agevolano il nostro studio di materie, diciamo, abbastanza pesanti o difficili all'inizio del nostro, diciamo, lavoro nel liceo classico. Insomma, l'affascinante mondo della comunicazione. Resta questo però un liceo classico puro, ci tiene a sottolinearlo la dirigente scolastica con la quale parleremo tra poco. Prima facciamo un passo indietro di pochissimi giorni all'inaugurazione della stazione marittima, taglio del nastro, la partecipazione anche del premier Matteo Renzi e l'attesa perché dopo il taglio del nastro ora si aspetta che entri effettivamente in funzione. Tra una settimana, 10 giorni al massimo, la stazione marittima disegnata da Zadid, appena inaugurata, sarà operativa. Il tempo tecnico necessario per permettere al Comune di Salerno, proprietario dell'infrastruttura, di consegnarla in affidamento temporaneo alla società Salerno Stazione Marittima, che l'avrà in gestione fino al 31 dicembre, nelle more dell'assegnazione al concessionario individuato da un bando già pubblicato, bando al quale la stessa società è tra le partecipanti in associazione temporanea d'impresa con un partner di livello internazionale. Tecnicamente la stazione marittima, non appena consegnata nelle mani dei tecnici salernitani già da tempo operativi nel porto commerciale, comincerà la sua attività vera e propria. Ad inaugurarla già all'inizio di maggio saranno i traghetti e gli aliscafi, mentre bisognerà attendere il mese di settembre, per la precisione il 23 settembre, per salutare l'approdo della prima nave da crociera. Fino a quel momento i colossi del mare faranno ancora scalo al porto commerciale, a meno che da Amalfi non debbano spostarsi a Salerno per ragioni logistiche. Fitto il programma di sbarchi da settembre a dicembre, una 60 circa. Parliamo ovviamente di navi di media stazza, in quanto, persistendo il problema legato ai fondali troppo bassi, le supernavi da crociera dovranno ancora attendere prima di poter approdare al Molo Manfredi. Qui la partita è decisamente più complessa, in quanto per realizzare i lavori di dragaggio e sistemazione dei fondali bisognerà mettere a regime fondi europei intanto da intercettare. Nelle more si provvede alle ultime sistemazioni. Questa mattina, ad esempio, è stato ultimato il percorso per non vedenti attraverso l'installazione di un sistema di sensori, mentre nella giornata di domani è previsto un sopralluogo congiunto tra tecnici del comune e tecnici della Salerno Stazione Marittima per definire la sistemazione del personale che opererà all'interno della stessa. Bellissima la stazione marittima, ma torniamo in diretta dal liceo Tasso. Saluto e ringrazio per essere con noi, nonostante qualche difficoltà di mobilità, la dirigente scolastica Carmela Sant'Arcangelo. Grazie preside per averci consentito di conoscere meglio la sua scuola e con l'aiuto dei ragazzi anche dire qualcosa sulla città di Salerno. Abbiamo già anticipato con alcuni degli alunni come la scuola in qualche modo si sia aperta a percorsi innovativi, però so che lei ci teneva a sottolineare che questo resta un liceo classico puro. Resta un liceo classico, assolutamente sì, e i percorsi innovativi a cui ci siamo aperti in realtà sono i percorsi a cui le scuole devono aprirsi per favorire, come dicevamo in apertura, stimolare la coscienza, presupposti per una cittadinanza attiva, cosa che i nostri ragazzi sono in gambissima nel realizzare e nel fare, e quindi una scuola aperta comunque alle istanze del territorio, così come non vuole la norma, ma così come è necessario, quindi non chiudere i saperi all'interno delle aule del liceo, ma andare anche all'esterno. Tra l'altro voi avete attivato tutta una serie di collaborazioni, anche i ragazzi facevano riferimento all'Università degli Studi di Salerno, ma tante associazioni, insomma, vi guardate tanto intorno? Ci guardiamo tantissimo intorno e ci guardiamo per perseguire obiettivi di qualità, tanto che i nostri necessari interlocutori sono l'università, sono enti, istituzioni. Mi viene in mente, prima avete visto i ragazzi al lavoro con una lezione organizzata dall'Università di Salerno, quindi dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, diretto dal professor Annibale Lia, ma
ieri abbiamo fatto un'altra, abbiamo vissuto un'altra meravigliosa esperienza insieme al MIBACT e quindi alla sovrintendenza qui a Salerno. I ragazzi sono stati protagonisti a Palazzo Fruscione insieme al collezionista, insieme agli artisti che espongono alla mostra Face to Face, insieme ai docenti di storia dell'arte, sono stati protagonisti attivi nella critica, nell'esame delle opere esposte, potendone discutere con gli autori. Un'altra caratteristica di questa scuola, la interrompo così poi dopo torniamo anche a parlare dei lavori che stanno per interessare e che hanno riguardato la scuola. Prima di questo volevo sottolineare che un'altra delle caratteristiche di questo liceo è di aver ospitato tanti personaggi famosi. Alcuni dei ragazzi dopo ci parleranno anche degli incontri che sono stati fatti. Aspira a entrare in questo novero. No, come ex alunno saluto e ringrazio di essere con noi Dante Santoro. Dante, questa è una scuola che ha saputo cambiare tanto, lo diceva la preside, tu sei giovanissimo ma hai seguito ancora il percorso tradizionale. Io vengo qui in vesti di ex studente che non ha mai staccato il cordone ombelicale con questa scuola, tant'è che nonostante mi sono diplomato qualche anno fa abbiamo fatto tante iniziative associative, iniziative culturali con gli studenti che poi si sono succeduti in questi anni. Anche la preside ha dimostrato una grande inclinazione a collaborare con la società civile, con chi vuole dare un contributo alla scuola, ma la cosa bella è che possiamo dire che il liceo Tasso vive quella che è la quotidianità della città, perché è importante che i ragazzi vivano anche il mondo che si vive al di fuori di queste mura scolastiche. Noi l'abbiamo fatto con varie iniziative, abbiamo creato la prima TV sul web proprio partendo dal liceo Tasso, dove i ragazzi hanno incominciato a parlare di tematiche impegnative, però in maniera giovanile, facendo i giornalisti e avvicinandosi tramite il web a quello che è il mondo dell'informazione. Io tra l'altro, parlando qui con i ragazzi, ho scoperto, vero Maria Francesca, che voi fate anche iniziative che vi hanno consentito di guardare con attenzione ad alcuni siti importanti, cioè in modo particolare voi siete state protagoniste di un'iniziativa a Palazzo Fruscione. Sì, siamo stati, appunto, abbiamo partecipato a questa iniziativa io ed altri alunni del mio liceo e appunto ieri ci siamo diretti verso Palazzo Fruscione, che è uno dei palazzi più antichi della città di Salerno, e qui abbiamo visto varie opere d'arte moderna. Questa mostra è stata tenuta dal collezionista Ernesto Esposito. È stata comunque un'esperienza molto interessante e formativa, poiché appunto non capita tutti i giorni di partecipare ad una mostra di arte moderna. Che pensi tu, Adriana, che anche hai partecipato a questa iniziativa? Sì, è stata un'iniziativa molto formativa e abbiamo potuto commentare le opere d'arte e avere un confronto con gli autori delle opere. E perché comunque una cosa è studiare le opere sul libro e una cosa invece è avere proprio un confronto con gli autori. E quindi. Anche per te così, Roberta? Sì, per me è stato molto importante perché in questo modo noi ci siamo avvicinate a una cosa che non possiamo vedere tutti i giorni. Certamente vedere un'opera d'arte è diverso da poter vedere una figura sul libro, quindi averla vista, diciamo, ha generato in noi delle emozioni diverse e quindi in questo modo abbiamo potuto, diciamo, confrontarci anche con lui, che ci ha spiegato perché queste opere sono così importanti, e se lui non fosse venuto noi sicuramente non avremmo potuto avere questa grande emozione. Luca, so invece che a te è piaciuta molto la stazione marittima, l'abbiamo vista prima all'interno del servizio che appunto parlava del futuro di questa stazione. Sì, più che altro volevo soffermarmi sulle potenzialità che ha questa città. Dobbiamo renderci conto, dobbiamo essere consapevoli che questa città può maturare, può crescere, ma chiaramente i protagonisti dello sviluppo siamo chiaramente noi giovani. Proviamo ad ascoltarlo, uno dei possibili protagonisti di questo sviluppo, perché in occasione del taglio del nastro abbiamo chiesto al governatore della regione Campania, all'ex sindaco di Salerno Vincenzo Di Luca, i possibili sviluppi futuri per quanto riguarda il fronte del mare. Bisogna continuare a lavorare e ad investire, e il presidente della regione parla appunto di un progetto che riguarderà la fascia costiera della città di Salerno. Ascoltiamolo. Un problema delicato, come sapete, che dovremo affrontare di petto. È inevitabile la delocalizzazione delle fonderie pisane. Credo che sia chiaro a tutti quanti che dobbiamo procedere decisamente per una delocalizzazione, ovviamente avendo rispetto per le famiglie e per le maestranze che in quella fabbrica trovano il pane. Quindi nessuna demagogia a questo punto di vista, ma è del tutto evidente che non può più stare a fratte quella attività produttiva. Vedremo con Invitalia se riusciamo a mettere in piedi un contratto di servizi
troveremo il modo per utilizzare anche fondi europei per dare una mano alla delocalizzazione. L'importante è che ci convinciamo tutti quanti che quell'attività produttiva è diventata ormai incompatibile con il tessuto urbano. Facciamo al secondo. Eccoci qua, di nuovo in diretta. Preside, abbiamo sentito il governatore che parlava di progetti futuri. Io vorrei con lei soffermarmi anche su quelli che sono i progetti a livello strutturale che riguardano questa scuola, che paga il prezzo di essere comunque una delle più antiche, deve in qualche modo anche badare a questo. 1932 l'anno di costruzione, e quindi ha un po' di anni questa scuola, e necessariamente i segni del tempo in qualche modo si sentono, non sono segni che riguardano la struttura e quindi la stabilità del nostro liceo, ma chiaramente ci sono degli aspetti che sono stati sempre in qualche modo curati. Qui siete in un'aula meravigliosa, gli esterni sono curati, era il cortile interno, e quindi i cornicioni del cortile interno invece dal 1932 non hanno avuto dei grandi interventi di manutenzione, quindi si rende necessaria tutto questo. I lavori sono stati avviati dalla provincia di Salerno e di questo ringraziamo, grazie anche all'intervento dei ragazzi, dei rappresentanti di istituto che hanno fatto sentire la loro voce da questo punto di vista. Proviamo con l'aiuto di Davide a farci aiutare. Davide, vieni un attimo a raccontarci qualcosa sulla storia, qualche breve cenno, perché devo dire siamo ospitati e non ci capita facilmente nelle varie scuole che andiamo in una sala insomma di grande prestigio. Giusto qualche cenno, così chi ci ascolta, io anche, imparo qualcosa. Sì, noi della redazione Giornalino Scolastico Caos ci siamo occupati anche di questo aspetto del liceo in occasione della Notte Bianca, e abbiamo quindi fatto questa piccola pubblicazione che abbiamo intitolato appunto come l'epigrafe che si può leggere fuori dal nostro liceo. In questo modo, e venite lì Venter, venite Salernum appunto. La nostra scuola è stata fondata questo particolare plesso in Piazza San Francesco nel 1932, perché prima la scuola era accorpata a quello che oggi è il convitto nazionale, che infatti è omonimo. Noi abbiamo fatto questo lavoro attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, e in particolare quello che ci ha colpito sono informazioni di cui noi non ce ne rendevamo conto. La nostra scuola appunto si staglia per ben 2500 metri quadrati e costò all'epoca, quando fu costruita, ben 4 milioni di lire. È stata quindi una bella scoperta saper affrontare la storia del nostro liceo per poterla appunto esplorare a 360 gradi. Io so che tra l'altro tra pochissimo inizia un altro appuntamento importante, c'era la professoressa Mottola. Mi serve professoressa Mottola, perché tra poco parleremo di un'altra inaugurazione importante, che è quella della cittadella giudiziaria, però so che in questa scuola c'è grande attenzione anche per quelle che sono le tematiche giuridiche. Tra l'altro tra pochissimo, al termine della nostra diretta, voi ospiterete qua un importante appuntamento. Sì, abbiamo un evento molto importante, che è un incontro con l'avvocato Gianetto Regassani, che si inserisce nell'ambito di un'iniziativa adotta a una vittima della mafia, promossa dall'Associazione Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie. Il nostro liceo ha adottato, tra virgolette, l'avvocato Dino Gassani, tra l'altro un salernitano, e oggi verrà il figlio, Gianetto Regassani, a testimoniare il sacrificio del padre, tra l'altro un ex allievo di questo liceo. Bene, e come vi dicevo, questa settimana, tra le tante iniziative che hanno riguardato le inaugurazioni e la presentazione di opere importanti, c'è stato anche l'avvio del completamento dei lavori per altre tre parti della cittadella giudiziaria, e naturalmente su questo argomento abbiamo raccolto la soddisfazione anche del capo della Procura di Salerno, il dottor Corrado Lembo. Ascoltiamolo. Mi sembra un giorno positivo, anche perché l'altro ieri sono caduti dei frammenti di controsoffittatura lungo una rampa di scale, quindi abbiamo dovuto interdire l'accesso. Ecco, da un lato c'è un palazzo che va in degrado e dall'altro c'è un palazzo che ancora deve essere ultimato. Ecco, occorrerà rispettare i tempi di esecuzione dell'opera, perché abbiamo bisogno di un nuovo palazzo di giustizia, i cittadini hanno bisogno. Ma insomma è importante che avvenga al più presto, perché c'è necessità di una ricollocazione di tutto il sistema giudiziario in un ambiente adeguato
anche per estensione, per dare un servizio migliore ai cittadini. Grazie. Con l'aiuto di Dante Santoro volevo ricordare anche che la presenza degli ex alunni non è soltanto una presenza simbolica, perché voi poi vi attivate anche per una serie di iniziative, parlavamo con la preside prima dei lavori che sono necessari, voi fate anche convegni, incontri e raccolta di fondi. Con un gruppo di ex studenti abbiamo ideato un'iniziativa qualche mese fa, l'iniziativa si chiama Adotta la Scuola, proprio per aiutare gli edifici scolastici che purtroppo soffrono problemi strutturali, e noi al Liceo Tasso abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi, un quadrangolare di calcio nel quale hanno giocato anche tanti ex studenti e attuali studenti del liceo, e hanno vinto gli attuali perché noi ormai siamo un po' attempati, e abbiamo messo a disposizione della scuola un fondo cassa per cercare di pavimentare alcune aule che oggi sono adibite per le attività sportive, con un pavimento gommato che è all'avanguardia e più utile anche per le attività sportive. Quindi una bella. Posso chiedere ad un ex alunno anche il valore che ha il fatto di studiare in una scuola che, come ci raccontavano degli studenti, ha una storia, un passato così importante? Io personalmente sono rimasto molto affezionato, come ti dicevo, ma penso che da salernitano devo volere bene a questa scuola, perché questa è la scuola che rappresenta un pezzo di storia della nostra città, ma da questa scuola devono uscire i giovani che devono rilanciare il territorio e la città di Salerno. Ricordiamo che abbiamo avuto una politica che non ha dato la giusta attenzione a quelli che sono i simboli e la storia della città, ma qui a Salerno abbiamo avuto la prima università di medicina della storia, abbiamo un museo diocesano che ci invidiano ovunque, abbiamo un patrimonio culturale e storico che città come la nostra veramente vengono invidiati ovunque, però ancora oggi non sono il vero volano economico e la vera connotazione della città di Salerno. Quindi Liceo Tasso invece guarda con attenzione al passato nella storia della medicina, tant'è che ha attivato un percorso che va proprio in questa direzione. Si tratta del percorso Ippocrate. Giosuè, prova a raccontarci come, ho sbagliato il nome, Giampiero, prova a raccontarci insomma in che cosa consiste questo percorso. Sì. L'indirizzo Ippocrate è una novità per il Liceo Tasso di Salerno. Sappiamo inoltre che ha come obiettivo principale quello di unire il sapere scientifico e il sapere umanistico. Noi ragazzi dell'indirizzo Ippocrate siamo chiamati a partecipare a corsi di recupero e di potenziamento di materie quali la matematica, la chimica e la fisica, che in passato erano penalizzate. Tutto ciò nell'orario curricolare. Invece voi poi fate anche degli approfondimenti nell'orario extracurricolare, Giosuè? E in pratica una convenzione è stata sottoscritta dalla preside con l'Ordine dei Medici nella persona del presidente Ravera e successivamente poi con la facoltà di Fisciano, appunto, di chirurgia e medicina. Grazie a questo noi siamo riusciti a svolgere delle lezioni in orario extracurricolare, appunto, con professori come la professoressa Turco di biochimica, il professor chirurgo Puziello e poi successivamente con il professor Gianfranco Tajana di istologia e di anatomia. Invece vorrei l'aiuto di Anna della redazione di Caos, Anna, perché so che tra le altre iniziative che consentono alla scuola di guardare con attenzione a quello che avviene sul territorio c'è anche una che vi mette in relazione con il centro La Tenda. Sì, perché noi di Caos abbiamo iniziato quella che è una collaborazione con il centro della Tenda e quindi sono delle associazioni che si occupano quindi di iniziare delle iniziative soprattutto per tutti i giovani che sono a Salerno. E noi siamo comunque uno dei licei più importanti a Salerno e quindi non potevamo non dare importanza alla nostra città e agli altri giovani comunque che sono fuori, e quindi abbiamo iniziato questo scambio di articoli. Noi pubblichiamo un nostro articolo sul loro giornale e loro ne pubblicano uno sul nostro, però in realtà ci siamo anche dati insomma alla regia quest'anno, perché abbiamo dato importanza anche a un nuovo progetto che è uno spot per... Infatti vogliamo realizzare uno spot per i social network vicini o lontani, quindi ancora una volta cerchiamo di essere vicini alla società di noi giovani, proprio perché lo siamo. Vicini anche all'arte con un progetto, Giusi, che vi ha portato a scoprire il Museo Tafuri. Certo, è stata un'esperienza veramente molto formativa e io ringrazio ancora per aver potuto partecipare, perché nonostante io sia salernitana, quindi viva a Salerno, ancora non mi sono resa conto di quanta bellezza mi circonda, e quindi questo diciamo che
conferma un po' il detto che non si smette mai di imparare, perché ancora devo smettere, ancora devo finire di imparare e spero di non smettere mai di imparare quanta bellezza mi circonda. Quindi... Voi siete stati degli apprendisti Cicerone, giusto? Ed è stata un'esperienza molto molto significativa per noi, perché appunto, come diceva Giusi, Salerno è una città ricca di storie e molto spesso questa storia viene ignorata, soprattutto dai ragazzi della nostra età. Ed è stato bello il fatto che tutti abbiano avuto l'opportunità di partecipare, perché appunto scoprire qualcosa di nuovo è sempre una cosa assolutamente positiva, e noi ne abbiamo avuto l'opportunità e io sono molto grata a questo progetto per avermi dato l'opportunità di partecipare. Dalla storia al futuro, quello tra 7 mesi che dovrebbe portare alla nascita di un centro commerciale nella zona industriale, l'inaugurazione, la presentazione dell'intervento questa mattina, andiamo a vedere. Avrà una spa, una piscina interna e un'esterna, un'area fitness, campi sportivi, oltre ad un'area dedicata al food. Sarà il primo EcoPark Shopping Center in Italia, un complesso commerciale polifunzionale con aspetti innovativi. La presentazione del centro commerciale polifunzionale La Fabbrica questa mattina, un progetto che nasce su iniziativa dell'imprenditore Gianni Lettieri, presidente della società promotrice. Nel corso dell'inaugurazione del cantiere, Lettieri ha spiegato che a Salerno mancava una struttura del genere e i tempi di realizzazione dovrebbero essere veloci. Entro 7-9 mesi la struttura sarà pronta. Un ringraziamento particolare lo voglio fare alle maestranze che si sono, diciamo, adattate a questa riconversione industriale, perché vedete, l'importante è quando c'è un momento di crisi. Voi sapete, qua facevamo i pannelli fotovoltaici, il settore è morto purtroppo in Italia, e avere la capacità e la forza di riconvertire per non perdere posti di lavoro, anzi per procurare altri posti di lavoro. Per cui un ringraziamento va ai sindacati, alle maestranze che ci hanno accompagnato in questo processo di riconversione e a quanti stanno collaborando a portare avanti questa iniziativa. Nascerà un importantissimo centro commerciale con un impianto di circa 19.000 metri quadri, che prevede tra l'altro un ristorante, un importante ristorante, una moltitudine di negozi di vicinato, un parco di 8.000 metri quadri e 1.500 posti auto fra pertinenziali e pubblici. Quindi una riqualificazione con un oggetto architettonico importante in una zona che prevediamo in ripresa sia urbanistica che commerciale. Chiudiamo con, puntando l'attenzione su Caos, per solidarietà da colleghi, da giornalisti. Questi ragazzi ci hanno aiutato in qualche modo anche a organizzare questa tappa del nostro viaggio nei quartieri. Che cos'è Caos? Allora, Caos è la testata giornalistica del Liceo Tasso, e la particolarità, ed è anche la cosa che mi piace di più del giornalino Caos, è che è un giornale fatto dai ragazzi e che viene letto dai ragazzi per i ragazzi. Noi ci organizziamo in modo autonomo e abbiamo un gruppo che scrive, un gruppo che impagina e un gruppo che stampa. Ed un gruppo che intervista i personaggi famosi, molti dei quali sono stati vostri ex alunni. In qualche modo siete avvantaggiati, no, da questo fatto, tant'è che alcuni di loro sono venuti qui a parlarvi direttamente. Sì, già un po' dall'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso un po' mano nella mano con i vecchi studenti che hanno raggiunto dei traguardi importanti nelle loro carriere, insomma, anche per avere l'opportunità di scoprire quello che poi riserva il futuro di chi ha frequentato un liceo come questo. E lui prende Caos in mano perché spera di essere presto tra gli alunni che verranno intervistati. Dante, un ultimo saluto anche da parte tua, vedo che stringi forte Caos anche di buon auspicio. Noto che si sono evoluti, quando c'ero io Caos era in bianco e nero ed era la metà di questo, quindi bravi ragazzi, vedi l'evoluzione della specie. Però siete andati già sul web, quando adesso invece, voglio dire, sta andando tantissimo la rete, insomma, i ragazzi del Liceo Tasso già facevano la web TV. Ma questa è una scuola che ha sempre avuto un bel fermento, anche grazie alle attività, a questa voglia di fare attività extrascolastiche si è sempre distinto il Liceo Tasso. Dico ai ragazzi...
ambite a rimanere a Salerno e a valorizzare quello che di bello abbiamo. A testimonianza di questo devo dire anche che c'erano altre due ragazze che volevano dire una cosa sul progetto che ha riguardato Palazzo Fruscione, velocissimo perché abbiamo pochissimo tempo. Allora, è stato molto interessante poter parlare con gli artisti e poter dare la nostra impressione e avere così uno scambio che ci ha consentito di ampliare le nostre conoscenze. Ma guai a pensare che il liceo classico sia a stare chiusi nelle aule a studiare. No, anzi, ringraziamo di cuore la preside per offrirci un sacco di possibilità di uscire dal liceo per comunque ampliare le conoscenze al di fuori dell'orario curriculare e delle ore di lezione tradizionali. Preside, giusto una battuta perché domani c'è un altro appuntamento importante. Domani c'è un altro appuntamento importante che riguarda da una parte i ragazzi che con l'associazione degli ex allievi parteciperanno ad una borsa di studio del valore di $1,000 e quindi si parlerà di letteratura latina in lingua inglese e quindi il migliore che risponderà a 8 domande poste in lingua inglese sarà il destinatario di una borsa di studio. Meno male che ho finito perché non avrei potuto partecipare per nessuna delle due. Abbiamo il, questo per dire, come sottolineava Dante, il tasso è stato sempre all'avanguardia e non può assolutamente perdere la possibilità di essere al passo con i tempi, quindi riprendiamo la tradizione dell'insegnamento non linguistico in lingua inglese che si è sempre fatta. E poi c'è un altro appuntamento con il professore Mori dell'Università di Torino, domani mattina per i ragazzi che avranno quindi appuntamento con un filosofo importantissimo. Insomma, una scuola apertissima al territorio, il tuo saluto? Questa scuola è un microcosmo, una volta che uno ci entra non può fare a meno che volerle bene e io sono in quinto, mi diplomo, so già che mi mancherà tantissimo. Sarai tra gli ex allievi, bene, grazie a tutti per aver partecipato a questa puntata. Viaggio nei quartieri la settimana prossima sarà invece ospite dell'Istituto Santa Caterina a Mendola, ci ritroviamo tra una settimana con una nuova tappa del nostro viaggio nei quartieri, grazie per averci seguito, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.